Siamo qui, ben trovati. Come e dove può cambiare il Foggia di Fabio Gallo nel giro di pochi giorni e in vista della seconda trasferta consecutiva di Pagani contro la Gelbison? Difficile evidentemente dare risposte, anche perché bisognerà comprendere che tipo e quale sarà la disponibilità che daranno i rossoneri al nuovo allenatore. Evidentemente Gallo dovrà metterci molto di suo nell'approccio all'interno dello spogliatoio, a livello di idee, di entusiasmo anche da trasferire a una squadra che evidentemente in questo frangente è con le gomme a terra. Non potrebbe essere diversamente, anche perché reduce da un doppio stop consecutivo in campionato che poi, insomma, di fatto è costato il terremoto di cui abbiamo contezza da qualche giorno a questa parte. Un raggio di sole arriva dall'intermezzo di Coppa, per quel che può valere, evidentemente, però ecco, questo successo sulla Z Picerno, per quanto è arrivato soltanto a conclusione di 120 minuti, che insomma non è che abbiano fatto fare salti di gioia per quel che è stata la cifra di gioco che i rossoneri sono stati in grado di garantire, comunque ha fatto vedere insomma un minimo di temperamento da parte di Pasquale e soci, che pur fra le mille difficoltà del momento vogliono provare a rialzarsi. Badate bene, in questo momento sarà fondamentale isolarsi da quello che è il contesto ambientale, un contesto difficile. Foggia sotto questo punto di vista è sempre stato un ambientino per nulla semplice, così come c'è poi il rovescio della medaglia, quando le cose invece vanno particolarmente bene ti sa restituire anche, insomma, come dire, emozioni, sensazioni che poi incidono positivamente anche sul rendimento in campo. Gallo in questo frangente dovrà essere bravo soprattutto sul piano psicologico, guardare negli occhi questi ragazzi che sono impauriti e provare a dar loro nuove motivazioni, ma al di là di questa spinta sul piano più che altro psicologico, sarà fondamentale lavorare e anche, come dire, bene a fondo su quella che è la tenuta fisica di questa squadra, che pensiamo, immaginiamo, insomma, non sia ancora al top della condizione, probabilmente anche perché, insomma, chi c'è stato prima in panchina aveva il suo metodo e questi metodi evidentemente non hanno portato determinati risultati. Gallo non deve dimenticare che molti degli effettivi di questa rosa sono reduci da stagioni in cui hanno giocato poco o niente, e il fatto che non si abbia ritmo partita poi evidentemente lo paghi. I risultati del Foggia sono sotto gli occhi di tutti. Questa è una squadra che viaggia a fari spenti, che ha segnato soltanto 3 gol nelle prime 6 giornate di campionato. Alla maglia nera del raggruppamento, sotto questo punto di vista, pensate, soltanto qualche mese fa invece avevamo la fortuna di avere da queste parti la fabbrica del gol, perché insomma ogni domenica, se non ci voleva il pallottoliere, poco ci mancava. Ma questo evidentemente è tutto un altro discorso. Vi aspetto domani, ciao.